la sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola. È un progetto che è nato dall'idea visionaria di alcuni di noi, dirigenti e ingegneri, quindi persone proprio che si trovano all'interno della sicurezza. E con un'idea di fondo importante. L'idea di fondo è che di sicurezza non se ne parla in maniera estemporanea e quindi questo progetto prevede appunto di portare la sicurezza, la tematica del benessere, proprio come se diventasse una cultura della sicurezza nel mondo della scuola. Noi vorremmo monitorare il campione di studenti che adesso andremo a formare anche negli anni successivi, cioè quando usciranno dalla scuola, per far vedere che effettivamente è possibile, cambiando la cultura della sicurezza, anche ridurre finalmente le statistiche, quindi confrontare il numero di infortuni successivi a un campione significativo di ragazzi che saranno formati rispetto ai numeri nazionali, quindi alle statistiche nazionali. Il tema della sicurezza purtroppo è spesso sottovalutato. Lei, che appunto ha contatto con i più giovani, anche con i ragazzi, cosa percepisce da parte loro? Un po' di freddezza magari, come tutti gli adolescenti? I ragazzi sono interessanti, sono venuti degli esperti, la sicurezza in casa, web, sono tutti interessati. Ecco, la sensibilizzazione è quello che stiamo cercando di sensibilizzare gli insegnanti a trasmettere questi temi. I docenti avranno la certificazione, l'idoneità a poter insegnare ai ragazzi delle scuole superiori prima di andare agli stage i temi della sicurezza generica e specifica secondo l'ambiente di lavoro in cui vengono collocati e possono certificare come scuola la venuta formazione dei ragazzi. La giornata come oggi è una giornata bellissima perché vede coinvolta, diciamo, tutti i bambini delle scuole elementari nel contesto della sicurezza in generale, non solo diciamo, domestico, ma anche su incidenti stradali, su quelle che possono essere le varie problematiche, diciamo, anche di incidenti anche a scuola. Una persona cade, eventualmente ha bisogno di un primo soccorso, i bambini sono i primi che possono intervenire, diciamo, anche per aiutare il loro amico, il loro compagno, diciamo. E questo contesto è molto bello perché vede, diciamo, la partecipazione di tante scolaresche, diciamo, impegnate in questa giornata. All'interno delle scuole sono stati fatti molti progetti di sensibilizzazione, ma anche noi come, diciamo, associazione abbiamo un progetto chiamato Icaro, che è appunto ha varie tematiche, diciamo, di conseguenza, e lo portiamo nell'ambito delle scuole non solo di Bologna ma dell'Emilia Romagna e a livello nazionale, perché la nostra associazione copre tutto quanto il territorio nazionale. E questo è bello perché vedi proprio l'attenzione dei bambini stessi, che sono loro che dopo poi anche a casa sgridano i loro genitori perché non si comportano in una maniera, diciamo, corretta, non so, vicino a una presa di corrente con le mani bagnate, e che possono essere tutti quei motivi di cause di incidenti anche a livello, diciamo, domestico e non solo. E questo, diciamo, ti fa capire che portando, diciamo, questo messaggio di insegnamento, diciamo, ai bambini, sono loro stessi che in futuro saranno quelli che eventualmente avranno più attenzione anche nell'ambito del lavoro per rispettare, diciamo, le normative e le leggi che ci sono in vigore.
la sicurezza è un tema cardine ma anche molto delicato e ancora un po' trascurato, concorda? Più che trascurato probabilmente non c'è la piena consapevolezza dei valori che si può attribuire alla sicurezza, perché la sicurezza non può essere qualcosa di aggiungere, di aggiunta al lavoro, ma deve essere qualcosa insito nel lavoro e come tale deve essere gestita. Deve essere gestita nel migliore dei modi, deve far parte proprio del percorso imprenditoriale. La sicurezza non è un costo, è un investimento e come tale dobbiamo considerarlo noi tutti. E come si può fare? Quindi qualche proposta per far fronte anche proprio nelle aziende, insomma negli istituti di formazione a questo problema? Beh, noi come INAIL ci adoperiamo e cerchiamo di sviluppare un percorso di aiuto alle aziende che investono in sicurezza con dei programmi di finanziamento che già da diversi anni impegnano l'istituto e ovviamente diamo quindi un contributo anche piuttosto consistente alle aziende che investono in sicurezza. Proprio l'altro ieri c'è stata la cosiddetta giornata del Click Day, c'è la possibilità che le aziende potessero aderire a dei piani di finanziamento attraverso un percorso di informatizzazione e quindi partecipazione a questi percorsi. Abbiamo apprezzato molto questa iniziativa, abbiamo aderito a questa iniziativa perché ritengo che far conoscere la sicurezza e renderla così evidente anche ai bambini nei primi anni di scuola è evidente che questo porta dei risultati nel tempo. Si diceva la sicurezza inizia dai banchi di scuola, è così, deve necessariamente essere intesa questa come attività inserita nei piani didattici e sui quali dobbiamo necessariamente impegnarci tutti quanti, pubblici, privati, per un bene comune, la salvaguardia, la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro. Praticamente noi ci occupiamo da tantissimi anni di educazione stradale nelle scuole, è sempre maggiormente richiesta questa cosa qua, in più si va avanti con il tempo perché è molto importante creare una cultura della sicurezza, cioè creare un'abitudine delle persone a dei comportamenti sicuri in tutti gli ambiti della propria vita, fra cui quindi anche la strada. E quindi oltre che andare nelle scuole, dalle materne alle superiori, partecipiamo a tantissimi eventi che ci sono nel territorio, sia organizzati da privati che pubblici come questo, in cui ci si fa conoscere e si fa più che altro sperimentare ai bambini la circolazione sulla strada in maniera giocosa, perché oggi siamo orientati a bambini diciamo materna fino alla primaria, fino a circa i 10 anni abbiamo fatto questo percorso e allora gli fai mettere il caschetto, gli fai mettere il... Vediamo qui alle nostre spalle anche i birilli, quindi comunque proprio il percorso, no? Per chi vorrà divertirsi, cimentarsi in questo, però anche imparare così giocando le regole. Esatto, in effetti all'interno del percorso abbiamo messo i due elementi principali degli incroci che sono lo stop e il dar la precedenza per vedere le differenti comportamenti che bisogna tenere e un pochettino un percorsino di abilità, un piccolo slalom che lo consideriamo per ciclisti esperti perché i bambini ci tengono molto a considerarsi esperti in quello che fanno. Quindi una giornata come oggi chiama un po' a raccolta l'attenzione su questo tema di sicurezza anche in strada, a tutto tondo insomma. Esatto, sicurezza sempre a tutto tondo, esatto. Oh!
vede che c'è una persona catapultata fuori e agiscono su quello, un altro, altri agiscono sugli altri due, chiamano noi, lo speaker dirà adesso arrivano i pompieri perché hanno visto che c'è la necessità per agire in sicurezza. Bologna, in che via? Via del Poi 25-26. 25, si trova in un'abitazione, dove si trova? Sì, contro un palazzo. Ma cos'è successo? È cascata un'impalcatura. Ho capito, quanta gente è coinvolta, quanta gente c'era sull'impalcatura? Sì. L'operatore ci ha lasciato, comunque a questo punto ha attivato le ambulanze, la medicalizzata e ha mandato anche la comunicazione ai vigili del fuoco perché trattandosi di un'impalcatura instabile c'è la necessità di rendere l'ambiente stabile per poter operare sui periti. Ovviamente l'invio dei mezzi è proporzionato anche al numero delle persone. Respira. Respira. Hai preso una saturazione? Sì. Insomma è sotto il 90. Ecco, via. Vai. Dentro. Forza. Dottore, noi carichiamo due per il maggiore. Va bene lì. Bravo, dottore, la frattura. Vero. Allora, acqua fisiologica. Allora gli metti un panno sterile, okay. Un po' di fisiologico, un panno sterile, okay. E vodka, pulito e un immobilizzatore. Okay. Mi dai il panno sterile. Prendiamo la. Incidenti e infortuni sul lavoro, qual è l'andamento? Allora, vediamo che diciamo, purtroppo ce ne sono ancora tantissimi, diciamo, se noi vengono logicamente parlato o diciamo i mass media ne parlano quando ci sono incidenti di una certa entità, tipo gli ultimi che sono diciamo, quelli che sono morti nella cava di Massa Carrara, diciamo così, o come anni fa con la Thyssen Group e tanti altri. Però se noi andiamo a vedere anche diciamo, nella provincia stessa, diciamo anche di Bologna, di incidenti mortali che non ne vengono parlati ma solo un piccolo trafiletto, ce ne sono purtroppo tanti. Ci sono tanti incidenti diciamo, nell'ambito anche itinere, perché nella norma assicurativa dell'INAIL praticamente viene riconosciuto anche come incidente infortunio sul lavoro l'itinere o andare o tornare dal posto di lavoro. Ho il mio esempio diciamo, più eclatante. Io ho avuto un incidente nel 77, non c'erano le norme di sicurezza che ci sono adesso, però la mia è stata una disattenzione, ma una sfortuna, perché ero sul tetto di un capannone, si è rotto il tetto, non c'erano le travi, non c'era il solaio fra le due travi e sono caduto giù da un'altezza di 6-7 metri, all'altezza di un capannone. Spendere qualche soldo in più in sicurezza e avere anche meno guadagno nel rispetto diciamo, delle persone che lavorano, perché non è giusto che una persona lavorando abbia ancora incidenti o morire sul posto di lavoro, diciamo praticamente è ancora la cosa diciamo peggiore che ci possa essere. La domanda include due aspetti differenti tra di loro. Il primo è quello del progetto. Ci vuole o no un progetto? Se vado a modificare la morfologia del mio appartamento, quindi la forma delle stanze o il numero persino, quindi vado a dividere a metà una camera e così via, modifico quindi la forma e ovviamente per farlo ci vuole un progetto attraverso il quale è possibile, con un tecnico ovviamente abilitato, verificare che queste modifiche siano conformi alle regole urbanistiche edilizie. E per esempio rispettare le superfici minime, le superfici di ventilazione, di illuminazione e così via. Quindi garantire una buona qualità insomma, degli ambienti che vengono modificati in questo caso. Il secondo aspetto è quello della possibilità o meno di fare in proprio questi lavori. Una volta quindi preparato e presentato un progetto, il lavoro qualche volta lo posso anche fare da solo. Nel caso del cartongesso non ci sono grosse difficoltà per chi sa un po' cavarsela con il fai da te. Ovviamente è sempre bene però coinvolgere e rivolgersi a un'impresa specializzata che lo sa sicuramente fare meglio.
Tutto il progetto prevede una formazione a partire dai 5 anni di scuola fino ai 18 anni, cioè noi siamo convinti che la sicurezza è un tema su cui i ragazzi devono lavorare, assimilare e sperimentare dai 5 anni ai 18 anni, solo se entra proprio nel proprio vissuto, possono essere delle pratiche acquisite per poter cercare in futuro di avere meno danni, meno pericoli e vivere comunque in un ambiente di lavoro o di scuola più sicuro. Quindi siamo partiti dalla formazione e dall'istruzione dei ragazzi dai 5 anni fino ai 18. Ecco, questo è ovviamente, mentre per i ragazzi dai 16 ai 18 anni si incalana la sicurezza sul lavoro, dai 5 anni fino ai 16 anni è una sicurezza a 360 gradi. Quindi nel progetto sono previsti la sicurezza a scuola, la sicurezza a casa, la sicurezza nel tempo libero, la sicurezza nello sport, la sicurezza stradale, la sicurezza del web, una cultura della sicurezza che potrà vedersi, il prossimo anno si potrà vedere realizzata creando proprio dei curriculi di studio che vanno dai 5 anni ai 18 anni sui temi della sicurezza. Entra ovviamente nel grande tema della cittadinanza attiva su cui la legislazione ormai da tempo batte e su cui la legge 107 ne fa dei punti salienti. Dal 9 giugno 2016 IPLE organizza il corso obbligatorio di 4 ore di aggiornamento per addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi e preposti alla sorveglianza. Dal 13 giugno partirà invece l'aggiornamento per coordinatore alla sicurezza, impianti elettrici e luoghi confinati della durata di 8 ore. Dal 14 giugno 2016 formazione e sicurezza lavoratori del settore delle costruzioni, rischio alto, corso di 16 ore. Dal 16 giugno 2016 addetto alla prevenzione incendi ed evacuazione, corso di formazione previsto per legge per attività a rischio di incendio medio. Mentre dal 20 giugno 2016 ci saranno 16 ore di formazione e addestramento per ambienti confinati. Il sito di IPLE si è rinnovato, è ora possibile effettuare iscrizioni ai corsi e ai seminari anche online. Per informazioni visitate il sito www.edili.com.